Dopo il completamento dell'ultima parte dei lavori, è stato inaugurato al pubblico il Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli. Dopo essere stato chiuso perché vandalizzato nel 2008 e parzialmente riaperto nell'agosto di quest'anno, è stato questa mattina restituito completamente alla fruizione del pubblico alla presenza del sindaco Luigi De Magistris, del vice sindaco Tommaso Sodano e dell'amministratore delegato della Napoli Servizi Dario Scalella. Si tratta di circa 122.000 metri quadrati tra aree pavimentate, una grande area a verde ed alcune collinette artificiali con vaste aree di sosta e gioco per bambini. Intorno al perimetro del parco c'è anche una pista podistica frequentata quotidianamente da moltissimi cittadini. L'intero intervento è stato effettuato grazie agli operai della Napoli Servizi ed è stato quindi completamente a costo zero per l'amministrazione comunale.